Buonasera, bentornati qui su Radio Granata, lunedì 10 febbraio 2014 e come tutti i lunedì che si rispettano a quest'ora c'è Settore Futuro, ovvero un occhio sempre aperto sul settore giovanile Granata. Come sempre con me c'è Diego Fornero. Ciao Diego. Ciao Matteo, ciao a te e a tutti gli ascoltatori, ciao. Dunque, prima di partire vi do i contatti della trasmissione. www.radiogranata.it è il nostro sito ufficiale. Poi su Facebook siamo Radio Granata anche su Google Plus e YouTube, mentre su Twitter siamo chiocciolina Radio Granata. Abbiamo raggiunto ieri i 200 follower, dunque 200 volte grazie a tutti coloro che seguono i nostri 5T. Poi un annuncio da fare: domani sera Radio Granata, nella persona naturalmente di Matteo Maero, che sarei io, sarà ospite a quarta rete della trasmissione Toro Amore Mio con Fabrizio Turco e altri ospiti. Si parlerà di Toro e ovviamente Radio Granata sarà uno dei protagonisti della serata. Partiamo con la trasmissione e parliamo ovviamente di Primavera, che durante tutta la scorsa settimana ha affrontato la fase a gironi del torneo di Viareggio. Tre partite in 6 giorni che hanno provato le gambe dei giovani Granata. Non senza qualche brivido. Vai Diego! Esattamente, Matteo, come dici tu, la Primavera del Toro ha strappato il pass per l'accesso agli ottavi di finale, l'ha fatto in maniera un po' rocambolesca perché dopo l'ottimo esordio contro i norvegesi dello Stabæk lunedì 4-0 a San Miniato, mercoledì è arrivato uno 0-0 combattutissimo contro il Siena allo stadio principale, quindi allo stadio dei Pini di Viareggio. E venerdì è arrivata una partita veramente da cardiopalma contro i messicani del Santos Laguna, un 2-2 rocambolesco con quattro espulsi in campo, lungo allontanato, problemi su problemi, un terreno veramente in condizioni al limite della praticabilità, nervosismo in campo, grande agonismo da parte dei messicani, alla fine il Toro passa con 5 punti. Grazie appunto alla prima vittoria e ai 2 pareggi successivi, come peggiore delle prime classificate, perché c'è una graduatoria fra i vari gironi, delle 8 vincitrici dei gironi, Torino da quella con lo score più basso, però questo è sufficiente ad arrivare agli ottavi e meritarsi in compenso però la migliore delle prime, ovvero il Parma che è passata con 9 punti, punteggio pieno, un'ottima differenza reti e sarà una partita molto difficile per il Torino perché arriva sicuramente più stanco, più provato da questo girone e soprattutto c'è qualche piccolo problema di formazione perché innanzitutto 2 squalificati, ovvero i 2 cartellini rossi rimediati venerdì, che sono Commentare e Parodi, e soprattutto una brutta notizia che è l'infortunio ad Alberto Rosa Gastaldo che sarà fuori almeno 1 mese e mezzo. Per un problema rimediato al ginocchio, c'è una lesione che ha interessato anche i legamenti, e quindi non sarà semplice rientrare in campo nell'immediato per il giovane ex Fiorentina. Quindi Longo arriva domani a questa sfida attesissima per gli ottavi di finale che si giocherà a Paganico, provincia di Grosseto, con qualche piccolo problema, con qualche acciacco di troppo e soprattutto con la fatica alle spalle di un girone difficilissimo, che è risultato essere poi più equilibrato di tutta la manifestazione. Dunque, come ben inquadrato tu, l'emergenza vera è a centrocampo, con le assenze di Commentale e Rosa Castaldo. C'è Graziano come rincalzo, e poi? Rimangono Graziano e Barale e Moreo. E l'unica alternativa resta quella di Doraccio, il giovane 97 degli allievi nazionali, che fra l'altro ieri ha giocato con gli allievi nazionali alla Spezia e sarà di nuovo a disposizione di Longo, già oggi lo è per la rifinitura e domani potrebbe avere la sua grossa chance come rincalzo nella ripresa. Certo, perché insomma, come avete potuto chiaramente eccepire, Moreno Longo ha cercato di far giocare soprattutto i titolari. E tra questi c'è stato Graziano, che non è che ha fatto tutti i 270 minuti, ma comunque ha già giocato e ha già un po' di minuti nelle gambe. Dunque, Che ha secondo me. anche segnato contro il Santos Laguna, Esatto, ricordiamolo, il suo gol esatto. molto importante, il gol del momentaneo 1-1, Il e 1-1. poi c'è stato il 2-1 firmato Giasi, ma alla fine sono stati rimontati Granata col 2-2. Chiaramente. Dunque, come avete potuto sicuramente vedere, inoltre Longo ha optato nelle 3 partite del girone di schierare pressoché sempre la formazione titolare. Una decisione che ritengo abbastanza strana, perché comunque ha appesantito le gambe di alcuni giocatori importanti come Barreca.
è che io naturalmente fatico un po' a spiegarmi. Ci sono dei lati che capisco, ma dei lati che non capisco. Secondo te, Diego, come mai Moreno ha deciso di schierare sempre l'11 perfetto e mai magari dare spazio alle seconde linee? Ma non è che avesse molta scelta, nel senso che sì, a conti fatti lo Stabæk si è rivelato una formazione non irresistibile, però innanzitutto bisognava lottare per la differenza reti e ricordiamoci che il Toro è passato grazie alla differenza reti, perché se con lo Stabæk avesse vinto 1-0, in questo momento agli ottavi ci sarebbe il Santos Laguna. Quindi direi che a conti fatti si è rivelata un'ottima scelta, anzi, a dire il vero, col senno del poi, forse quella partita bisognava provare a forzare ancora un po' di più la mano, provare ad arrotondare ulteriormente il risultato, cosa che sarebbe stata anche possibile. E ripeto, grandi possibilità Longo non ne ha, nel senso che la rosa è quella. E innanzitutto il concetto di prima scelta, seconda linea in questa formazione è un concetto molto particolare, perché sì, è Esatto. vero. Esistono alcuni totem, per dire, la linea difensiva è quella, togliere Barreca probabilmente non avrebbe grande senso, togliere Aramu davanti non avrebbe grande senso, già togliere Gialli e mettere Rosso è una cosa possibile, così come è possibile rinunciare a Pardini e mettere Colombo e viceversa. Diciamo che le alternative ci sono e lo Stabæk era una formazione che il Toro non conosceva, l'aveva visto tramite relazioni degli osservatori, ma di cui si sapeva poco o nulla, come Longo ha avuto modo di specificare alla fine della prima partita, ha detto questa era una partita che non potevo preparare, cioè sono quelle partite che sì, puoi fidarti un po' dell'intuito, ma non puoi preparare appieno, quindi fare scendere in campo con una formazione troppo rimaneggiata non si sarebbe rilevata una grande scelta. Col Siena idem, il Siena opponeva al Torino la miglior formazione, quindi non si poteva fare altrimenti e nella partita decisiva contro il Santos Laguna, di nuovo siamo di nuovo alle solite, purtroppo giocando ogni 2 giorni bisogna prendere delle scelte, a qualcuno si può rinunciare, a qualcuno no e questi sono i risultati. Adesso ci sono stati 3 giorni per tutta la partita, sabato, domenica e oggi e domani probabilmente saranno un pochino più freschi e più riposati anche i cosiddetti titolari. Dunque, passiamo alla categoria immediatamente dopo la Primavera, ovvero la Berretti, che ha vinto per 3-2 al Campo Sportivo Don Mosso di Venaria contro il Cuneo. Una vittoria che ovviamente è importante perché riporta il Toro in una posizione di classifica quantomeno di vertice, più vicino alla Cremonese che alla Pro Vercelli, che al momento è assolutamente prima. Però è una vittoria su cui ci sono molte ombre perché il Cuneo avrebbe meritato a quantomeno il pareggio, però il Toro è stato più caparbio, ha fatto valere il maggiore tasso tecnico e infine è riuscita a spuntarla. Diego, che cosa ne pensi di questa partita? Beh, innanzitutto ricordiamo che il Toro ha una partita in meno perché la Pro Patria ne ha giocate 19 ed è a 38 punti, il Toro ne ha giocate 18 ed è a 33, quindi vincendo l'eventuale sfida che adesso passa tra le due, ovviamente il Toro potrebbe arrivare a 36, quindi a meno 2 dal secondo posto. Davanti la Pro Vercelli è irraggiungibile, stiamo parlando di uno squadrone con dei giocatori molto importanti. Il Toro comunque potrà dire la sua, come non mi stancherò mai di ripetere, la Berretti è una categoria intermedia, tra l'altro abbiamo assistito a un cambio di modulo, come abbiamo specificato Fogli, adesso il Toro gioca col 4-3-3, una formazione diciamo così pronta alla primavera dal punto di vista tattico, perché si è uniformato Fogli al credo tattico di Longo per rendere i suoi giocatori pronti a eventualmente a mettersi a disposizione della primavera. E quello che conta, continuo a dirlo, è la crescita di questi ragazzi, è una squadra con delle buone individualità, i risultati sì, fanno piacere, però insomma servono fino a un certo punto. Io credo che in questo momento il ruolo della Berretti sia svolto egregiamente, ovvero quello di mantenere i ragazzi preparati, pronti e metterli a disposizione eventualmente per il grande salto. Credo che adesso più che mai, con Rosa Gastaldi infortunato, sarà molto probabile vedere a partire dalle prossime sfide di campionato Casucci in primavera, cosa di cui sono abbastanza convinto, e non escludo che lo stesso possa verificarsi anche per altri. Diciamo che da questo punto di vista la missione per il momento è compiuta. Come non si può essere d'accordo con te, ormai lo andiamo a dire da un po' di settimane. Dunque, parliamo di nuovo del legame Primavera-Berretti, ne abbiamo appena parlato, perché
tra i 96, sabato c'era un 94 che era Lorenzo Coccolo, che finalmente ha giocato una partita ufficiale dopo i 6 mesi di infortunio che l'hanno tenuto fuori dalla compagine di Moreno Longo. Vai Diego! Sì, Lorenzo era stato molto sfortunato, aveva riportato ad agosto una rottura del legamento crociato, è stato fuori da allora, non ha giocato neppure un minuto in gare ufficiali con la primavera, questo è il suo vero e proprio rientro in campo, e senz'altro una buona notizia, perché si tratta di un giocatore molto importante che tornerà molto utile alla primavera, appunto, anche in questo caso a rimpolpare un centrocampo che sarà orfano dell'infortunato Rosario Gastaldo. Certamente, speriamo di rivedere il Coccolo che l'anno scorso ci ha fatto vedere tante belle cose tra stagione regolare, playoff e in parte i Final Eight, benché siano durati molto poco, lo spazio di una partita. Dunque, passiamo alla categoria inferiore, passiamo agli allievi, passiamo a un pareggio che suona come una beffa, infatti il Torino, i ragazzi di Menghini sono andati a pareggiare a Spezia contro lo Spezia, uno Spezia che non è in una situazione di classifica particolarmente esaltante, ma che comunque è stato capace di fermare il Torino. Al gol di Costa ha risposto il nostro Gilli. Diego, un commento sulla partita. Sì, è una mezza delusione senza dubbio quella degli allievi nazionali, perché ci si aspettava una vittoria, lo Spezia penultimo in classifica certo non rappresentava sulla carta un ostacolo insormontabile, così non è stato, il Toro ha un po' fallito l'occasione e alla fine torna a casa dalla Spezia con un punticino che serve poco, bisogna essere sinceri, serve poco perché in questo momento il Torino è sesto in classifica, può approfittare, diciamo così, solo ed esclusivamente di sconfitte nei piani inferiori, mentre davanti hanno vinto tutte. Vabbè, che raggiungere la Juventus ormai non fa più notizia, il Genoa ha strapassato 4-0 la Ternana, il Parma ha vinto 4-2 col Livorno, la Sampdoria ha vinto 3-0 col Sassuolo e l'Empoli ha vinto col Carpi, quindi di fatto hanno vinto tutte tranne il Toro, e Toro si allontana dalle zone che contano, perché la zona playoff in questo momento è a 6 punti di distanza, che non sono pochi in questa fase della stagione, 6 punti in un campionato ormai che presenta 2 grossi blocchi, uno di testa, uno di coda, rimangono tanti. E chiaramente l'occasione sarà rappresentata dalla prossima sfida il 23 febbraio in casa con la Sampdoria, e in quell'occasione il Toro potrebbe rosicchiare punti importanti, però comunque al momento la Sampdoria avanti di 6 punti e occupa l'ultima posizione utile per i playoff, quindi la missione è possibile ma tutt'altro che semplice. Certamente, mentre pareggio 0-0 per gli allievi B di Cristian Fioratti contro l'Alessandria. Sì, anche in questo caso una partita dal quale il Toro ha raccolto comunque un pari che poteva essere qualcosina di più, perché le occasioni ci sono state, però guardando la classifica, se si pensa che l'Alessandria era a 11 punti di vantaggio rispetto al Torino, ci si accorge di quanto è cambiata questa squadra rispetto al girone di andata, perché se nel girone di andata aveva incontrato grosse difficoltà, in questo girone di ritorno ancora imbattuta, ha raccolto anche dei buoni risultati. La classifica è sempre quella che è, perché Torino è sempre terzo ultimo, anche se ha tagliato il Pavia quart'ultimo e indietro per differenza reti. Dica che anche in questo caso, così come per la Berretti, quello che conta è mantenere i ragazzi in allenamento, non far perdere loro la decima partita, non far perdere loro l'idea della competizione e prepararli a quella che sarà poi la prossima stagione nei Torini nazionali. Invece, sempre contro l'Alessandria, hanno giocato i granatini di Luca Mezzano, ovvero i giovanissimi, stravincendo 4-0. Tu eri lì a vedere i ragazzi di Mezzano, infatti quando ci siamo visti poi all'Olimpico per Torino-Bologna, hai detto che tu almeno una partita bella l'hai vista oggi. Sicuramente è stata una partita bella da vedere, con un bel risultato tondo. Vai Diego! Sì, assolutamente, in questo caso è stata una partita bella, divertente, ben giocata dal Torino, messa subito nel ghiaccio con le reti, in quarto d'ora il Toro era già avanti 2-0, ha segnato Solletti il primo dopo un minuto, sostanzialmente poi ha raddoppiato Buongiorno, nel secondo tempo sono arrivati anche la doppietta personale ancora di Solletti e poi la ciliegina, la rete del 4-0 di Sarau ormai nei secondi finali. È stata una partita mai in discussione, dominata dal Toro sull'Alessandria, che tra l'altro schierava due ex, ovvero Ferrandino, che
storico ragazzo granata, cresciuto nel Torino fin dalla scuola calcio, che è andato in prestito ad Alessandria per giocare titolare, ha giocato titolare ma si è fatto male, è uscito tra gli applausi dopo mezz'oretta, e anche Giardina, un altro dei ragazzi che Bava si era assicurato, poi alla fine aveva un po' deluso e è partito verso altri lidi. Il Toro l'ha giocata bene, l'ha gestita bene, anche in questo caso confermo un buon momento per il Torino che in questo girone di ritorno è imbattuto, ha perso l'ultima partita al derby del 15 dicembre, poi ha raccolto 3 vittorie e 2 pareggi, un buon ruolino di marcia che se si fosse mantenuto fin dall'inizio sicuramente vedrebbe il Toro in posizioni migliori. Però in questo caso Torino è quinto in classifica, la zona playoff dista 4 punti, anche qui ha vinto il Toro, hanno vinto tutte le altre, ha vinto la Juventus 6-0 su Povero Bra, ha vinto la Sampdoria 1-0 su Vientella, è tornato a vincere anche il Pavia battendo 2-1 il Savona, e quindi insomma diciamo che davanti nessuno ha perso terreno, ha vinto anche il Genoa Cuneo. Il Toro sempre lì, se la giocherà fino alla fine, io sono convinto che ci possa riservare poi qualche sorpresa al termine, quando i giochi saranno conclusi. Nel Speriamo. frattempo, comunque, per Soletti segnalo un buono score, un buon tabellino di marcia, è arrivato a 8 reti, che è insomma un buon risultato. Beh, sicuramente Soletti è un giocatore tra i più promettenti di questi giovanissimi di Mister Mezzano, insieme ai vari Samaché, Sottil, Sarau, insomma, è un giocatore che ha dimostrato di essere sicuramente futuribile, di avere del gran potenziale e che sicuramente non vediamo l'ora di vedere più in alto, chissà, con gli allievi, con la Berretti e speriamo un giorno in primavera e perché no, in prima squadra. Dunque, in più persone ci chiedono la situazione dei giovanissimi fascia B di Spugna. Noi ne parliamo poco, anche perché ora il campionato è fermo, però ora chiedo a Diego se sa qualcosa, se ci può ragguagliare sulla situazione dei ragazzini di Spugna. Sì, ti correggo perché il campionato è ricominciato domenica scorsa, Ah, il Toro bene. domenica scorsa ha pareggiato 2-2 con Novara e ieri è andato a Chieri a vincere 12-0, una partita Mamma direi mia. non molto combattuta, il Toro è primo nel girone, si tratta di un girone particolare, sperimentale, in cui alle spalle delle professioniste ci sono anche squadre dilettantistiche, quindi chiaramente Toro e Juve la fanno da padroni, però in questo momento il Toro è davanti alla Juve, sappiamo che ha vinto anche il derby, quindi un buon cammino. La cosa più bella di questo Toro, al di là del campionato, che essendo composto da 7 squadre conta fino a un certo punto, è stata la vittoria dell'Ogielasi, ne avevamo parlato Sì. i primi giorni di gennaio e quella è stata un pochino la cosa più importante vissuta in questa stagione per i ragazzi di Spugna. Dunque, prima di passare all'intervista a Federico Leati, chiedo a Diego di dare il suo solito nome per il Granata, per il giovane Granata della settimana. Vai, Diego. Beh, io assegnerei un ex aequo, nel senso che darei honoris causa a questa palma sia a Matteo Procopio, che ha fatto una gran partita con la Berretti, ma anche al compagno di squadra di sabato, ovvero Lorenzo Coscol, che è rientrato dopo questo lungo infortunio, e saluterei la cosa come un'ottima notizia. Quindi Benissimo. assegno entrambi la palma. E diciamo Dunque. che Viareggio non fa testo per il momento, perché credo sia giusto ora concentrarsi sul campionato, quindi sui ragazzi che hanno giocato qui. Ancora un accenno a Viareggio, questo Toro dove può arrivare? Matteo, è difficile dirlo perché è una competizione diversa. Il Viareggio non è il campionato, si gioca su presupposti completamente differenti. Già domani incontrerà un Parma che non è il Parma già visto in campionato, ma è un Parma rinforzato con tutti i ragazzi già nell'orbita della prima squadra. Ricordiamo che a Parma esiste questa bella abitudine che a Torino non esiste, ovvero quella di prendere i migliori talenti e farli giocare in prima squadra, se non sempre, almeno ogni tanto, e comunque sempre allenarsi agli ordini di Donadoni. E rientreranno appunto dalla prima squadra sia Mauri, che è l'italo argentino, regista, un grande talento, classe 96, sia Alberto Cerri, bomberone della nazionale under 17, che ha già esordito l'anno scorso in Serie A. Parliamo di 2 grandi talenti che solitamente non sono a disposizione del Parma e che verranno richiamati per l'occasione. Detto questo, il Toro può comunque giocarsela, non sto affatto dicendo che infatti abbia nulla da invidiare ai gialloblu. Però già domani sarà una partita molto difficile. Chi vince domani affronterà la vincente di Fiorentina Livorno, chiaramente favoritissima la Fiorentina, e sarà un cammino molto difficile perché
nelle grandi squadre, tra virgolette, ovvero quelle che l'organizzazione ha definito come tali, cioè Fiorentina, Inter, Milan e Juventus, che sono entrate di diritto dagli ottavi, hanno un vantaggio enorme. Io continuo a credere, avendo visto la difficoltà di questi gironi, avendo visto la competitività, continuo a credere che la vincitrice possa arrivare da una di queste quattro, non tanto per valori tecnici quanto oggettivamente per condizione, perché arrivare ora, freschi, riposati, senza aver fatto una partita in 2 giorni è un vantaggio, secondo me, quasi non misurabile come quantità, c'è cioè un vantaggio enorme. E Chiaro. quindi temo che saranno sicuramente loro le favorite. Anche lo stesso Parma ha già giocato 3 partite, ma 3 partite di livello bassissimo, perché lo Spezia ha giocato con le riserve, perché ha preso volutamente non troppo in considerazione questo torneo di Viareggio. E poi c'era questo Desportivo Brasile nel girone del Parma, che non è stato certo, diciamo così, non si è messo in mossa come una formazione irresistibile. E poi il Partakor, di nuovo parliamo, sono una squadra macedone di livello tecnico molto modesto, quindi diciamo che il Parma ha avuto un girone semplice, e non ci si deve vergognare nel dirlo, come l'aveva avuto il Torino l'anno scorso, per intenderci, e quindi Chiaro. arriva decisamente più fresco. Chiaro. Bene, ora passiamo all'intervista al nostro ospite di oggi che è Federico Aleati. Non dico altro, poi lui si presenterà al meglio. Allora, ancora qualche minuto, tempo di fare una domanda al buon Diego e poi partiamo con l'intervista. Dove è finito Gabriele Quittadamo? Qui Tadamo gioca in Serie D, se vuoi ti dico anche esattamente dove. Brevemente. So che si è mosso dal Cuneo proprio a gennaio e in questo momento gioca, te lo dico subito, peraltro nella Collegiana, Oh, in nella Collegiana, perché mi ricordo che l'anno scorso fu Quittadamo a sbagliare rigore decisivo contro esattamente, l'Anderlecht. contro l'Anderlecht, sì, ai quarti Esatto. di finale. Perfetto. Ora c'è Federico Aleati in linea con noi. Dunque, signore e signori, lui non è un giocatore del Toro, ma è torinese, doc Federico Aleati. Ciao Federico. Buongiorno, Dunque, introduciti agli ascoltatori di Radio Granata. buongiorno. Sono un giocatore che quest'anno sono andato nella squadra Cuneo. È il primo anno che faccio in una società professionistica. Sono partito con l'idea di giocare nella Beretti e alla fine, per strani equivoci, mi sono trovato a fare il ritiro con la prima squadra e da lì poi sono rimasto fino a dicembre. E così tuttora. Adesso sono sceso 2 settimane per allenarmi con la Beretti e da stasettimana ritorno su ad allenarmi con la prima squadra. Dunque, già senti odore di Lega Pro e dunque di professionismo. Benissimo. Dunque, come i più attenti avranno capito, tu hai affrontato il Torino sabato perché fai parte della Berretti del Cuneo. E dunque, ovviamente, ti chiedo che cosa ne pensi della partita che hai giocato. Insomma, il Toro meritava, il Toro ha giocato bene. Insomma, che cosa pensi? Com'è andata per te? Ecco, per farla semplice. Secondo me non ha vinto meritatamente, cioè, è stata una partita che nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, il Cuneo ha giocato molto bene secondo me e non meritava, secondo me meritava di stare in vantaggio. Secondo tempo, a parte un momento in cui siamo andati un po' in crisi come squadra, che i 2 minuti in cui ci hanno fatto 2 gol praticamente, il resto abbiamo, secondo me, abbiamo tenuto sotto controllo l'avversario quasi tutta la partita, tutti i 90 minuti. C'è Chiaro. stato appunto questi 2 gol che sono venuti fuori da 2 errori nostri, che hanno permesso di andare sul 3-1 al Torino, e il rigore sbagliato nel primo tempo, che potevamo gestirla meglio, secondo me. Esatto. Però non meritavamo di perdere, assolutamente. Chiaro. Diego, vuoi fare qualche domanda? Innanzitutto ciao, complimenti per l'ottima trasfida, direi che la Lega Pro è un ottimo traguardo, bisogna dire tantissimo, arrivare a giocare nel calcio professionistico sicuramente ti faccio i complimenti. Volevo chiederti, tu mi hai detto sì, la partita probabilmente non è stata una sconfitta meritata quella del Cuneo, però di questo Torino chi hai visto dei tuoi colleghi, chi ti piace particolarmente, che idea ti sei fatto di quelle che potrebbero essere le prospettive di questi ragazzi in primavera?
Innanzitutto buongiorno, sì, non lo so, è comunque una bella squadra il Toro, organizzata, tutti i tre reparti comunque sono completi. Io ho visto molto bene Procopio, che secondo me ha fatto una grandissima gara. Poi ho visto bene il 9 del Torino, De Santis. non so bene il nome. De Santis. Lui l'ho visto veramente bene. Tiene i palloni, ha tenuto quasi tutti i palloni là davanti, si appoggia, se c'è da entrare, ad andare in uno contro due, due contro i due difensori centrali della squadra avversaria, comunque ci va, non si fa grossi problemi, comunque è un giocatore secondo me anche fisicato, quindi abbastanza completo. E lui potrebbe essere, secondo me in una primavera ci sta benissimo, è davvero un buon giocatore. Infatti arriva da una primavera, ha giocato Infatti. la prima metà di stagione nella primavera dello Della Spezia. Spezia, sì. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che Federico Aleati viene da un settore giovanile torinese molto importante, che è quello del Chisor, una squadra dilettantistica che ricopre la zona di Piovesi e Vinovo, più o meno che ha sfornato talenti un po' per tutte le squadre maggiori piemontesi. Nel Torino Berretti c'è un altro che è giunto proprio l'anno scorso dal Chisola, che è Andrea Barbero. Qual è la maggiore differenza che hai incontrato nel passaggio tra Chisola e Cuneo? Sicuramente l'intensità negli allenamenti, che come durata più o meno secondo me sono simili a quelli dell'anno scorso, però hanno un'intensità maggiore, cioè davvero lo noti subito. E il resto come esercizi, cose così, secondo me è simile, però è tutto più intenso, devi aumentare la velocità nei movimenti. Poi con la prima squadra è ancora di più, tutto più, ancora più intenso, tutto più su un altro livello. Però già Beretti e allievi che ho fatto al Chisola, comunque vedi già l'intensità che cambia. Il resto secondo me non cambia più di tanto. Cambia il campionato che è più combattuto, ci sono squadre più forti, però del resto secondo me non c'è un grandissimo cambiamento oltre all'intensità. Chiaro. Dunque, tu hai detto che ti sei allenato e ti allenerai con la prima squadra, e dunque mi è naturale chiederti qual è il tuo rapporto con Ezio Rossi, che ricordiamo ex allenatore del Toro, bandiera granata, e attuale allenatore del Cuneo. Io adesso a gennaio c'è stato il cambio allenatore, che prima c'era Sutil, è venuto Ezio Rossi appunto, solo che ho avuto l'occasione di fare pochi allenamenti perché poi come ho detto, sono sceso 2 settimane in Beretti e quindi l'ho visto pochissimo. Ho fatto, mi sembra, una settimana con lui, perché poi sono dovuto scendere. E comunque, secondo me, è un grande allenatore, tiene bene il gruppo, sia durante gli allenamenti che nello spogliatoio, dialoga molto con i giocatori e quindi non è che finisce l'allenamento e se ne va, no, sta lì Ok. con noi, parla con noi, È molto questo è amichevole. molto positivo, Certo, secondo me. certo. Ultima domanda. Dunque, come vi ho detto, tu sei torinese doc e ovviamente sarai attento alle sorti della squadra di Torino. Un giorno vorresti approdare nel Toro? Che so, magari. Beh, questa domanda penso che ogni persona risponderebbe di sì, penso. Quello di giocare al Toro è un traguardo che si pone ogni calciatore, perché li vedi da bambino, ci giochi con, cioè sogni di giocarci contro, e poi man mano che cresci, sì, c'è quella voglia di giocare in una squadra, in una società così grande che è il Torino. Quindi sì, la risposta è sì, molto volentieri. C'è mai stata la possibilità di andare in Granata? Non so, da Ho fatto giovane il magari. provino 2 anni fa, prima di andare al Chisola, Ok. però è stato negativo. Ah, beh, purtroppo, dai. Per il futuro ti riserverà qualcosa di più positivo, dai. Dunque, Speriamo, dai. se Diego non ha altre domande, possiamo anche congedare il nostro caro amico Federico. Sì, no, vabbè, lo congederei, anzi lo ringrazio del tempo e gli faccio un grande in bocca al lupo.
Crepi, grazie a voi. Dunque, grazie Fede, noi ci vediamo perché vi devo far sapere ovviamente che Federico è fratello di Chiara, che sarebbe la nostra collaboratrice qui su Radio Granatra. Dunque, ci rivediamo, salutaci tua sorella e in bocca al lupo per il futuro. Ciao Va bene, Fede! grazie, grazie mille, arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Perfetto, dunque Diego, abbiamo terminato la trasmissione, abbiamo anche compiuto quest'ultima intervista e non ci resta che salutare i nostri ascoltatori. Vai Diego, i tuoi saluti. Ciao, ciao a te, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori, alla prossima. Dunque, anch'io vi saluto, vi do l'appuntamento questa sera alle ore 7:30 con Attualità Granata e da Matteo Mero e Diego Fornero un saluto e un augurio di buona continuazione.